abbastanza bene, peccato per quei 5-6 minuti iniziali del secondo tempo. La Sese non ha sfruttato due occasioni clamorose. Per il resto direi abbastanza bene. Una domanda, diciamo, un po' piccante: come mai hai fatto giocare, cioè come mai hai regalato il 2000 agli avversari? Il 2000 è un ragazzo di prospettiva, un ragazzo che secondo me ha delle grandi individualità. Ricordiamoci che nel nostro campionato abbiamo l'obbligo di far giocare delle fuori quota, quindi è un ragazzo che andava messo anche alla prova, però per me ha fatto benissimo. Non l'ho visto soffrire rispetto a giocatori molto più importanti, quindi sono convinto che è un ragazzo che ci torna utile. Per alcuni tratti abbastanza lunghi, buon possesso palla. Sì, siamo stati facilitati a aver incontrato chiaramente Piacenza in questa fase dove loro avranno dei carichi molto maggiori rispetto ai nostri e quindi magari ci ha agevolato un pochino la condizione fisica. Chiaramente è una squadra di categoria superiore, però credo che abbiamo tenuto bene il campo, a certi tratti abbiamo anche tenuto bene la palla. C'è da migliorare sia sotto il profilo tecnico che tattico, ma questo è compito mio e quindi siamo all'inizio. Credo che le basi per fare un buon campionato ci siano. Io sono contento. Più cose positive o più cose negative da questa parte? Sicuramente cose positive. Chiaramente a livello tecnico-tattico abbiamo iniziato ora, quindi starà a me, diciamo. La mia mano penso che si vedrà fra, diciamo, 2-3 settimane. Abbiamo iniziato ora. Allora, tra i nuovi, il Nero è un nuovo, diciamo, usato sicuro, sì. Si conosceva. Mi sembra Gemignani abbia fatto una grande partita, un giocatore che si conosceva poco, diciamo dalla sua parte c'era il giocatore forse più pericoloso, più veloce da tenere, ha sofferto un po' all'inizio, però alla lunga mi sembra che abbia vinto il duello. Sì, no, ha fatto una buona partita come tutti i ragazzi, ha fatto degli errori, però chiaramente è frutto anche dell'età, è frutto anche del fatto che incontriamo un avversario di categoria superiore. Penso che sul campo si sia anche visto per certi tratti, con caratteristiche importanti, soprattutto là davanti, un giocatore molto alto che mette in difficoltà qualsiasi difesa, quindi però credo che ce la siamo cavati bene per essere una squadra all'inizio. Allora, non andate a Novara, ovviamente, no, quindi si va avanti come avevamo detto venerdì con gli amichevoli. Adesso il prossimo appuntamento qual è? Gli amichevoli ancora non sappiamo, perché in base a quelli che sono passati il turno stasera. Però l'importante è che ora partiamo bene, partiamo martedì per il ritiro, abbiamo tempo di lavorare finalmente, che è la cosa importante. Non c'è Michirai, però ovviamente la domanda la posso fare anche a te. Quei centrocampisti di cui parlavamo venerdì. Dovrebbero arrivare, non sono ancora arrivati, arriveranno appena ci sarà l'occasione, arriveranno in centrocampista. E si fa un pensierino anche sulla punta, una punta un po', diciamo, fisicamente un po' più prestante? E si fa un pensierino anche dietro, se abbiamo l'occasione di prendere giocatore funzionale per la Massese. Grazie.